Ci tenevo a venire per ringraziare i vigili del fuoco del lavoro che svolgono quotidianamente per i cittadini e le istituzioni. Con queste parole il governatore campano Enzo De Luca ha consegnato 36 nuovi mezzi ai caschi rossi del comando provinciale di Salerno. Durante la cerimonia alla quale hanno presenziato il prefetto Agostino Malfi e il comandante provinciale Emanuele Franculli, l'inquilino di Palazzo Santa Lucia ha sottolineato l'impegno sul fronte ambientale per tutto il territorio campano. Il primo lotto di un appalto che prevede la fornitura di 200 mezzi ai vigili del fuoco e alla protezione civile in tutta la regione Campania. Sarà possibile utilizzare questi mezzi in primo luogo nella terra dei fuochi. Finalmente cominciamo a dare risposte definitive anche rispetto ad emergenze drammatiche che ci stiamo trascinando da troppo tempo. Sono tecnologie di avanguardia. Con un litro di acqua si spara una sorta di bomba acqua nebulizzata che non determina percolato e riusciamo a spegnere i rochi. E poi dovremo prepararci con i piani di evacuazione che riguardano l'area vesuviana e l'area flegrea. Anche in questo campo protezione civile, ambiente, serenità per le famiglie, dobbiamo essere all'avanguardia in Italia. La consegna dei mezzi a disposizione della colonna mobile della Protezione Civile Campana ai Vigili del Fuoco rientra nell'ambito dell'accordo di programma siglato da Regione e Ministero dell'Interno. I macchinari, per un valore di 25 milioni di euro, sono stati acquistati con fondi POR Campania relativi alle annualità 2007-2013.